Buonasera cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 27 febbraio 2018. Questa è la terza edizione, cari amici, e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Elezioni, Di Maio presenta tre ministri del governo Umbra Movimento 5 Stelle, Gentiloni dice surreale, c'è la replica che dice pensa agli inciuci post voto. I nomi di Alessandro Pesce, Pasquale Tridico e Giuseppe Conte si aggiungono a Lorenzo Fioramonti e Sergio Costa. Tutta la lista di papabili ministri è stata inviata al Colle. Saranno 17, annuncia Di Maio. Presidente del Consiglio attacco, di solito perdi le elezioni e presenti un governo ombra. La risposta del candidato Premier pentastellato. Dice lui vuole fare tutto sotto banco, noi pensiamo ai cittadini. Sempre sulle elezioni, la truffa delle quote rosa, così i partiti aggirano il Rosatellum e nei collegi sicuri trionfano gli uomini. Una ricerca della Voce.info dimostra come le regole per introdurre equilibrio nella rappresentanza di genere siano state eluse dalle segreterie, pur nel rispetto formale del Rosatellum, e tra collegi a sconfitta sicura e pluricandidature femminili. Il risultato è che le quote rosa del 4 marzo sono solo un maquillage con molte probabilità di eleggere un Parlamento molto più maschile di quello uscente, lo dice Eleonora Voltolina, autrice con Paolo Balduzzi del Report. Elezioni sempre esposto sulla campagna di Più Europa e dubbi sui finanziatori, ma sui maxi schermi nelle stazioni c'è lo sconto. La promozione della lista di Emma Bonino campeggia nei maggiori scali ferroviari. Secondo il segretario di Rifondazione Comunista, viola la legge che vieta dal 30° giorno prima del voto ogni propaganda elettorale luminosa. La leader radicale dice una circolare del Viminale esclude gli audiovisivi. E i costi? Coperti con il nostro fundraising. In base alle norme sulla parità di accesso, il prezzo del pacchetto scende a meno di 150.000 euro. Slovacchia, colleghi del giornalista ucciso dicono ammazzato dai clan calabresi, l'ombra dell''ndrangheta sulla sua morte. Non possiamo dire esattamente cosa è successo, ma possiamo ricostruire il mosaico di quello di cui si stava occupando. E Jean, riferisce Repubblica, si stava occupando di quello, appunto. Aveva scoperto come persone arrivate in Slovacchia dalla Calabria anni fa stessero gestendo fondi europei. 'Ndrangheta, boss al 41 bis, impermesso dalla madre, condannata all'ergastolo, ma non in pericolo di vita, rischio evasione. Deve scontare 7 ergastoli, ma Domenico Gallico ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari di tornare a Palmi e incontrare la madre, a sua volta condannata al fine pena, mai e ma libera, vista l'età avanzata e le varie patologie che l'affliggono. Nel referto del medico che ha visitato la donna, però, si esclude il rischio di morte imminente. E per la DDA di Reggio Calabria il detenuto è estremamente pericoloso, avendo dato prova di avere approfittato di ogni minimo spazio di libertà per commettere atti illeciti. Cari amici, con questo è tutto, la rassegna stampa termina qui. Ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.